Ciao! Allora, siamo arrivati al momento dei top del mese di novembre. Accidenti, siamo già a novembre e fa freddissimo per me. Comunque, non perdiamo troppo tempo. Scusate, ho ancora il raffreddore e non me lo toglierò fino a primavera. Poi inizio con l'allergia, quindi ciao! E iniziamo con i top, che è meglio. Allora, il primo prodotto di cui vi parlo è questo prodotto della Ultra Dolce della Garnier, bagno doccia ultra delicato. Crema d'avena e mandorla dolce. Promette di essere idratante, lenire con estratti naturali, adatto ad adulti e bambini. Questo me lo hanno inviato, esatto. E cosa dire? Intanto è grosso, 500 ml, e ho visto il prezzo, è 2,50 euro. Quindi mi sembra un buon prezzo. Fa una bella schiuma, molto molto morbida, quindi secondo me, più che per la doccia, è perfetto per il bagno, una bella vasca piena di schiuma. Ecco, non ce l'ho la vasca, quindi facciamo per la doccia. E il profumo è molto delicato, gradevole, ma non persiste sulla pelle e non si diffonde nel bagno. Comunque è delicato. Trovo che pulisce bene, senza però andare a irritare la pelle. E quindi ok. Effettivamente, per quello che voleva fare, quindi per essere delicato, è delicato. Quindi io non ci trovo niente da ridire e quindi lo promuoviamo. Secondo top promosso è sempre della Ultra Dolce, sempre latte lentivo idratante. In questo caso è il latte corpo che mi hanno inviato assieme al bagno doccia. E anche di questi ne avevo varie confezioni. Mi sono segnata il prezzo, aspettate, sono 4,49 € per 250 ml, l'ho trovato da Tigotà questo è il prezzo, quindi più o meno siamo lì. Allora, cosa dire? Effettivamente è un latte che è bello, ricco e corposo, si stende bene sulla pelle e, cosa molto importante, assorbe velocemente, che soprattutto in inverno. Andarsi a vestire e dopo essersi messa la crema velocemente è una cosa per me molto positiva. Trovo che sia buono come latte e profumazione, stesso discorso del bagno doccia. È delicata ma non persiste sulla pelle. Trovo che sia, dicevamo, un latte corpo bello ricco che sicuramente idrata, è perfetto, non ha profumi, non ha schifezze, quindi è perfetto anche per la pelle sensibile. Però non lo consiglio a chi ha la pelle troppo secca perché idrata misura media, quindi dovreste usare davvero tanto prodotto per idratare una pelle secca. Sarebbe meglio un prodotto più corposo. Ma comunque, per quello che dice di fare, lo fa e quindi sicuramente promosso. Il terzo top per me è un wow. Perché? Si tratta delle Petites Marsillées latte di vaniglia doccia crema extra delicato che promette di idratare e nutrire. Io di questa linea ne ho sempre sentito parlare e l'ho sempre vista in giro, però non l'avevo mai provata. Li ho trovati in offerta e ne ho approfittato, sono stata curiosa. Beh, io me ne sono innamorata completamente. Cioè, questo sa di vaniglia che è una cosa fantastica. Se vi piace il profumo di vaniglia, deve essere vostro. Poi, durante la doccia fa una bella schiuma che però si sciacqua molto velocemente e facilmente, quindi davvero buono. Comunque fa una bella schiuma e poi diffonde nel bagno questo profumo di vaniglia. Wow! Altra cosa che io ho adorato è che il profumo persiste sulla pelle e rimane anche il giorno dopo, quindi io mi vado ad usare il giorno dopo e lo sento, è una cosa fantastica. Approvato anche da brontolo con la pelle sensibile, quindi perfetto anche per chi ha la pelle sensibile e la lascia molto morbida, idratata e super profumata. Io questo lo promuovo assolutamente con un 10 pieno e lo vado a ricomprare. Altro prodotto che promuovo assolutamente è questa crema mani della Leocrema, nutriente intensiva con burro di karité, vitamina E, F e pantenolo. Dice di non ungere la pelle e nutre e rende le mani morbide. Allora, l'avevo trovata in offerta a 0,99, 99 centesimi più o meno.
quando la ritrovo faccio scorta perché mi è piaciuta tantissimo. Intanto è bella e fluida, lascia la pelle molto morbida, ma allo stesso tempo assorbe in meno di un minuto. Quindi davvero è perfetta per il giorno perché la applico appena appena, lo stendo e posso già usare le mani, quindi per me è fantastica. Alla sera ne metto un po' di più e comunque sì, ho notato che per le prime screpolature da freddo e per quando uso i detergenti è perfetta, me le trovo di nuovo morbide. Quindi davvero questa è una super crema. E quando la trovo in offerta, ve l'ho detto, ne faccio scorta perché sì, perché mi piace e ve la super consiglio. Arriviamo all'ultimo top per questo mese. Ed è questa, e sapete che io amo le tisane. Questa è la tisana della Pompadour, la depurativa con tarassaco e curcuma. E wow! Allora, io sapete che sono un amante delle tisane, l'ho già detto, e aspettate, e me la sto bevendo anche adesso. È proprio lei. Allora, volevo provare con l'inverno una tisana di tipo questo tipo depurativi, detox. Come di quelle che si vedono tanto nelle pubblicità o nei video, quelle pubblicizzate tipo Fittio, quelle cose, però più economica perché mi sembravano davvero carissime. E sono stata curiosa di provare questa, l'ho presa anche in offerta e l'ho trovata ad Attigotà, quindi davvero nel reparto detox per il corpo. E ho trovato che era davvero valida. Allora, intanto profuma no. Sa il sapore, sa di erbe, ma è una cosa molto delicata e molto gustosa. A me piace in infusione solo con acqua calda, non aggiungo niente e mi piace. Altra cosa che ho notato è come si dice? Accelera la diuresi. Ecco, quindi per un'ora, due dopo che avete finito di berla, vi accorgete che dovete andare più spesso in bagno e quindi siete avvisati nel caso la bevete e poi dovete uscire. Non fatelo magari, ecco, per voi. Ho notato comunque sia effetti super positivi perché tende a sgonfiarmi la pancia, quindi è proprio un fatto di ritenzione idrica. Ok, non è che faccia miracoli, per quello ci vuole una buona alimentazione e lo sport. Ok, però questo effetto che dicono anche nelle pubblicità di quei marchi famosi che dimagrisci no, ma che ti sgonfi, sì, è vero, e anche con un prodotto a low cost. Quindi questa mi è piaciuta davvero tanto e io vi consiglio di provarla, se non proprio lei, comunque sia di questo tipo, senza andare a spendere troppo. E questa è un valido alleato, soprattutto me la bevo quando sono al computer, quando sono in casa e mi gusta e mi piace, quindi super super consigliata. Allora, questi erano tutti i prodotti del mese di novembre. Come sempre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi, come vi siete trovate, se vi sono piaciuti, se vi sono stata utile. Io come sempre spero che questo video sia stato utile, che vi sia piaciuto. E se ti è piaciuto, ti prego, mettimi un like e iscriviti al canale così non perderai le prossime recensioni, beauty o in questo caso un po' di tutto. E alla prossima, ciao!